Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 20 agosto, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Bilancia. Tanti progetti ma nessuna voglia di seguirli. Inquieti e nervosetti, per colpa di Plutone in quadratura e della Luna, con Marte e Mercurio in dodicesima casa, vi irritate per un non nulla e poi per il quieto vivere finite per assecondare iniziative e incontri che di fatto non vi interessano. Un po' schizzati, dunque, incerti sul da farsi, agire o poltrire. Perché forzarvi se vi sentite fiacchi e appesantiti? Non dovete correre la maratona e nessuno vi giudica, tanto più che l'ozio mette in moto ispirazioni e riflessioni preziose. È noto che le grandi opere d'arte nascono nella pace e nel silenzio. A ricordarvelo la luna pomeridiana passata finalmente nel vostro segno, a rinfrescarvi la memoria e a rinverdire i vostri talenti. Sensibilità particolare nei confronti dell'arte, in particolare la fotografia, che oggi celebra la sua giornata mondiale. E allora che aspettate? Afferrate la macchina fotografica e uscite in cerca di chicche da immortalare, sentendovi i futuri Henri Cartier-Bresson o Ferdinando Chiana. Qualcosa di vecchio sta per terminare lasciando il posto a qualcosa di nuovo e dirompente. Donna giovane, chiara di capelli, molto riservata e a tratti timida. C'è un passaggio obbligato da fare che permetterà al nuovo di nascere, compreso un amore da troncare o un rapporto da chiudere. Il nuovo sta per affacciarsi nella vita del consultante single, solo che occorre prendere una serie di decisioni importanti e indispensabili. Non dovete necessariamente piegarvi sempre alla volontà del vostro partner, oggi ad esempio potreste aver bisogno dei vostri spazi e riconsiderare la vostra posizione in merito a numerose situazioni. Prendete la palla al balzo e trascorrete dei momenti in solitudine che vi aiuteranno a ragionare. Farete un'ottima impressione a persone che contano, tuttavia non mettetevi in mostra più del necessario. Sappiate sfruttare bene ma con parsimonia gli influssi positivi di Giove che oggi vi gratificheranno. Se siete di quelli che ostentano per malosità fate particolarmente attenzione oggi, qualcuno potrebbe sparlare di voi con l'intento di screditarvi e voi potreste opporre una reazione sproporzionata. Attenzione a un amico invadente. Chiarite subito ciò che c'è da chiarire in amore. Se avete un ex che vi interessa ancora questo è il momento utile per chiedergli un confronto sereno e aperto. Vi schiarirete le idee e saprete come comportarvi poi. Molto bene oggi l'umore a meno di qualche piccolo disagio sofferto nel tardo pomeriggio. Dovreste però prestare più attenzione alla salute. Nuove occasioni per ripristinare i contatti con persone che contano molto e potrebbero fare tantissimo per voi. Cercate di non farvele sfuggire. Se vi sentite poco in forma la colpa non è certo degli altri, correggete la vostra alimentazione in senso più sano e regolate meglio la vostra vita all'aperto. Ogni volta che ripensate ai bei momenti trascorsi insieme provate malinconia? Allora basta una telefonata per capire cosa provate o no? Oggi vi godrete una bellissima giornata, sarete il fulcro animatore della vostra compagnia, riscuotendo la simpatia e la stima generale. La luna a metà giornata entra nel vostro segno e una straordinaria forza intellettiva vi accompagna quest'oggi consentendo la fortuna delle vostre azioni, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 30 di settembre al 10 di ottobre. Molto felice il clima che respirate in famiglia, settore dove potrete apparire come un centro di riferimento morale e autorevole del clan, specie se siete avanti con gli anni. Venere nel leone positiva vi dona anche una sorta di potere di influenza che usate con amorevole cura sui vostri conviventi. Questa ipotesi previsionale è più in evidenza se siete nati tra il 24 e il 29 settembre. Mattinata giù di tono, con la luna imbronciata in dodicesima casa insieme a Marte e per giunta bersagliata da Nettuno che le si oppone, infondendo una sensazione di malessere. Migliore il pomeriggio col passaggio della bianca signora nel vostro segno, peccato che Plutone continui a remarvi contro, riportando il passato e non il qui ed ora in primo piano. Amore ed Eros. Sentimenti ingabbiati per tutta la mattinata,
preferite tenere le emozioni sotto controllo piuttosto che litigare. Sereno il pomeriggio, quando le nuvole si sgombrano quasi per magia, non occorre chiarire, anzi non conviene, rischiereste di ingarbugliare un'incomprensione già instradata a risolversi naturalmente. La luna nel vostro segno non pone in voi indugi e vi fa abbandonare all'emozione. Abbracciate un nuovo sentimento che vi appassiona e vi fa rinascere completamente. Specie se siete nati nella prima decade avete la possibilità di costruire un legame come voi più desiderate, basato sull'intesa totale, la stima reciproca, il rispetto delle esigenze comuni. Lavoro e denaro? Nella casa di città o in quella di vacanza, dove in effetti da fare ce ne sarebbe parecchio, sgobbare oggi è l'ultimo pensiero, risentite del clima vacanziero e la mente vola già altrove, in qualche città d'arte o davanti a un romantico tramonto, mano per mano con la persona del cuore. Quali sono i vostri mestieri? Le vostre attitudini sono collegate spesso con l'attenzione giuridica e con le leggi da rispettare, con la giurisprudenza e la tutela degli indifesi. Non di rado si incontrano poliziotti e tutori della legge sotto il segno della bilancia. Benessere. Pancia capricciosa, umorale come voi, tutto dipende dall'alimentazione, tendete a prediligere i cibi a cui siete intolleranti. Leggeri e vivaci nel pomeriggio, non solo nel senso del peso corporeo, è la leggerezza del pensiero quella che conta, con un pizzico di maliziosa disinvoltura sarete irresistibili. Talismano del giorno, un cuoricino in corallo rosa o in oro e smalto, rosso per la passione, verde per l'armonia, giallo per ritrovare l'intesa, a voi l'ardua scelta. Per lei, incomprensioni con una parente o un'amica, determinata a imporvi le proprie idee, troppo diverse per condividere sogni ed emozioni. Per lui, spiacevole sensazione di non essere apprezzati e capiti. Se gli altri non stanno dalla vostra parte preferite rifugiarvi nella quiete della Torre d'Avorio. Colore delle emozioni, viola. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 5. Finanze, 7. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace. Sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.